Valdarno con grande fermezza e con grande risolutezza dicono di no all'ampliamento della discarica di Podere Rotta. Io ringrazio tutti i sindaci che sono qui in Palazzo d'Arnolfo a San Giovanni Valdarno questa mattina. Siamo qui simbolicamente perché gli effetti più forti e i disagi più forti della presenza ultracentennale di questa discarica sono stati soprattutto a carico del comune di San Giovanni Valdarno. Ma l'idea che vogliamo trasmettere e trasferire è che il Valdarno non vuole più un ulteriore ampliamento di quel sito di discarica. Vuole autodeterminare il proprio futuro, scegliersi un futuro diverso di sostenibilità ambientale, nel quale scommettere su progetti di sviluppo sostenibile, di sviluppo del turismo, di promozione del territorio, all'interno del quale una configurazione di quel tipo non è più pensabile. Sapete tutti che CSAI a ottobre scorso ha presentato un progetto per ampliare l'attuale discarica di Podere Rotta per un sito di rifiuti speciali non pericolosi. La discarica, che per 30 anni ha avuto una funzione di natura pubblica, cambierebbe in questa prospettiva anche la sua funzionalità, diventando esclusivamente un sito per lo smaltimento di rifiuti speciali, quindi una impresa, un interesse esclusivamente di tipo privato. Rispetto a questa prospettiva, che continuerebbe a vincolare il nostro territorio per altri 7 anni, secondo questo progetto, ma per chissà quanti altri in futuro, noi diciamo con grande risolutezza no. Tutti e 7 comuni del Valdarno che sono qui stamattina hanno presentato delle osservazioni, lo presenteranno nelle prossime ore, la data di scadenza è il 20 di febbraio, osservazioni nelle quali pongono in evidenza i limiti di quel progetto e gli aspetti che non vanno bene di quel progetto di ampliamento della discarica di Podere Rotta. Ognuno di noi, ciascuno di noi, parteciperà anche all'inchiesta pubblica, che sarà un altro passaggio fondamentale, che è stata autorizzata dalla Regione Toscana e che avrà la prima audizione il prossimo giovedì 25 febbraio alle ore 17. Purtroppo, nella situazione nella quale ci troviamo, non abbiamo la capacità di poter manifestare in maniera sostanziale, con la partecipazione fisica delle persone, la nostra opposizione a questo progetto, e dovremo fare tutte le iniziative da remoto. Anche la stessa inchiesta pubblica si svolgerà su piattaforma online. Questa mattina invece abbiamo voluto far vedere a tutti, al Valdarno, alla nostra provincia, ringraziamo anche il sindaco di Montevarchi e anche il presidente della provincia, alla nostra regione, che noi siamo contrari a questo progetto di ampliamento. È un'immagine plastica, io sfido appunto chiunque a vederla, a dichiarare il contrario, veramente molto forte, che parla appunto da sé. Noi facciamo appello alla Regione Toscana, non si può nascondere dietro ad una procedura di carattere amministrativo e burocratico, deve ascoltare la voce del Valdarno. Noi rappresentiamo questa mattina circa 80.000 cittadini e questa voce non può non essere ascoltata. Ma facciamo un appello anche al comune di Terranova Bracciolini, che non conceda le autorizzazioni di cui ha bisogno CSAI per ampliare la discarica. Anche il ruolo del comune di Terranova Bracciolini è un ruolo strategico e il nostro auspicio e la nostra speranza, insieme al nostro appello, è che non si proceda all'ampliamento della discarica di Podere Rotta. Noi faremo di qui